Ma c'è un altro programma che compie 40 anni, questa volta non è un intrattenimento, ma è il programma per eccellenza di divulgazione scientifica, ti lascio l'onore di salutarlo. Ok, ci stiamo per collegare con il più grande divulgatore scientifico della storia della TV italiana e appunto, come ha detto Fabio, il suo programma più famoso Quark ha compiuto 40 anni il 18 marzo. Ci colleghiamo con Piero Angela. Eccolo qua, buonasera Piero e grazie, grazie infinite. Grazie. Che presentazione, grazie. Beh, senti, ma mentre parlava mi veniva in mente che tra un po' noi festeggiamo i 40 anni che ci conosciamo. Eh sì, perché io ho iniziato... Io mi ricordo di te, eri un giovanotto, no, un bambino, avevi 18 anni. È un bambino. Eri già un bambino di talento perché conducevi un programma in cui tra l'altro facevi la mia imitazione. È vero, noi ci siamo... Ci siamo sentiti. È vero. Sì, è vero. Ci siamo conosciuti. Quindi... Io facevo Loretta Goggi in Quizza, saluto tanto Loretta, facevo le imitazioni, era l'84 direi, e tu fosti ospite quella sera e io mi ricordo che ero, ma non emozionato di più, anche preoccupato che tu fossi arrabbiato con me per le imitazioni. E invece no, no. Invece no, sei stato molto affettuoso, insomma. Guarda, le imitazioni sono una benedizione. Io mi ricordo che, come si chiamava, il grande imitatore? Lo Schese. Una volta lo incontrai in uno studio e mi disse, ah, guardi, sto proprio preparando la sua imitazione. Venga, il trucco così per i capelli, perché io già allora perdevo i capelli. E allora, mentre stava truccando, suona il telefono ed era un ministro. E lui rispondeva imbarazzato che si lamentava perché da un po' non faceva più la sua imitazione. Ah, vedi? Allora guarda, facciamo così, ti porgo la prima domanda provando a fare la tua imitazione che non faccio da tanto tempo, ma ci provo, in memoria di questi 40 anni. Allora, la prima domanda che chissà quanti di voi a casa si staranno facendo proprio in questo momento è: ma come è venuta a Piero Angela l'idea di approntare un programma di divulgazione scientifica? Ecco, vabbè, ce l'abbiamo. Senti, è una storia. Bravo. È una storia un po' lunga, diciamo, per accorciarla. Io avevo cominciato a fare tanti documentari per conto mio per 10 anni, solo che facendo tutto da solo si potevano fare pochi documentari l'anno. E quindi ho pensato di fare una rubrica con molti collaboratori. E così è iniziato questo programma che ha avuto la fortuna di trovare delle persone, dei redattori, dei divulgatori bravissimi. Alcuni hanno continuato per tutti questi 40 anni a lavorare nel programma. E apro una piccola parentesi per dire che questa squadra e ha avuto tutto il merito di questo programma, perché senza di loro non ci sarebbe qua. E quindi li ringrazio qui. Bello, tutti giusto, quanti. Giusto. Devo dire che questa redazione è proprio come una squadra dove c'è amicizia, non solo tra colleghi, ma affetto. Tu sapessi, io ogni anno faccio un ricevimento per il mio compleanno con tutti i miei presenti e passati collaboratori. E ho chiesto loro, non fatemi regali, il golf, le pantofole con la luce, no, un disegnino, un ricordo, una cosa. C'ho delle cose bellissime che mi hanno fatto. Scusa. Purtroppo non ho il tempo di... fare vedere. Ma scusa, ma ecco. Ti hanno mai regalato, cioè qualcuno il 22 dicembre, il giorno del tuo compleanno, ti ha regalato le pantofole con la luce? No, fortunatamente no. È andata bene. Chissà quante cravatte però, quante maglioni. No, guarda che in generale La gente lo sa, anche i miei nipoti Lo sanno, non mi devono regalare niente. Devono fare dei disegnini. Sì. E sono pieno bellissimi
Bene, i segnini. Bene. Vabbè, perché è difficile fare un regalo a Piero Angela. Io non so, io regalerei, non so, un alambicco, una cosa, chissà, avrà un sestante. Che cosa si può regalare? Va bene. No, tra l'altro stavo pensando ai tuoi collaboratori, io volevo, così, se immagino ti faccia piacere, ricordare Renata Mezzera, che è stato per tantissimo tempo la nostra Renata, insomma, che purtroppo non c'è più. Certo. L'anima, insomma, di lei è stata la colonna del mondo di Quark. Sì. Perché era lei che trovava tutti quei bellissimi documentari. Senti, ma tu hai avuto dubbi all'inizio che potesse non funzionare Quark? No, non ho mai avuto questo dubbio. L'ho avuto quando ho fatto Viaggio nel corpo umano. Sì. E ho detto, ma chissà se la gente era un po' ardito per l'epoca. Forse non molti se lo ricordano. Ma come no? Ma io diventavo piccolo come un microbo. Certo. E andavo dentro gli organi. Erano tutti effetti speciali. E così mi dissi, ma non è che poi la gente non lo vede bene perché dice, ma no, ma... Allora facemmo una prova, c'era qui a Roma uno studio di psicologia che fa vedere queste trasmissioni a dei gruppi di ascolto e poi li fa dibattere e l'autore, come nei film con quei specchi doppi, assiste a quello che dico. Ti assicuro, mi diceva, guardi che su quella poltrona lì dove è seduto lei, molti registi sono svenuti perché fanno a ruota libera. E allora c'era un 20% che dice, ma questa non è scienza. Come non è scienza? No, e com'è la scienza? È quella con la bacchetta. E poi per fortuna hanno avuto l'idea di far vedere quattro puntate e quelle stesse persone dicevano all'inizio, e poi ho capito che era uno strumento per dare in modo gradevole e creativo tante informazioni che riguardano l'anatomia, la fisiologia. Certo. Tra l'altro, adesso io volevo far vedere alcune immagini di Quark, però prima non posso resistere. Alle tue spalle c'è una barchetta di carta appesa alla libreria, alla tua destra. Se ti giri la vedi. Quello è un dall'altra parte. È un regalo che ti hanno fatto appunto per il compleanno? Non la vedo questa barchetta dietro di carta. Dietro di te, appesa alla libreria, dietro di te c'è una barchetta di carta. Sì. Boh, non lo so. Vabbè, vediamo. Lo vediamo. Quark, prima e più importante trasmissione di divulgazione scientifica, 40 paesi nel mondo lo diffondono, a Quark e a Piero Angela dedichiamo, se mi permetti, con molto affetto, innanzitutto, prima ancora che con gratitudine, queste immagini. Due brevi parole di presentazione per questo programma che inizia stasera e che per 16 settimane cercherà di esplorare il mondo della scienza. Quando nacque mio padre, nel 1875, non era ancora stata inventata la bicicletta. In quale secolo ci diamo appuntamento per vedere tutte queste cose? Questo proprio non te lo so dire. La scienza è sempre giovane, noi un po' meno. Alle volte mi chiedono in quale epoca avresti voluto vivere. Risposta, in questa, senza ombra di dubbio. Bravo, bravissimo, bravissimo. Allora, ti so dire adesso cos'è questa bocchetta. Ah, eccola. Ma fa parte... È un premio. È un premio. È un premio, tra l'altro, giornalistico Andrea Barbato. Ah, come no. Che tu sai, come no, è il grande giornalista che insieme a me ha cominciato Al TG. A fare il primo telegiornale condotto da giornalisti. Prima c'erano gli annunciatori e quindi questo è un premio che mi hanno dato. E questa è la barchetta che simboleggia un po' quello che si scrive sulla carta e che viene inviata così sugli oceani. Tu sai che è vero questo, io mi rendo conto di come
queste cose che uno dice in studio, poi pensa che siano finite, hanno un'onda lunga. Assolutamente. Io ricevo continuamente, guarda, l'altro ieri, dalla Finlandia, un ricercatore che sta facendo ricerca di vaccini contro i tumori, mi ha detto: io sono qui grazie a lei, ma ho ricevuto dall'Università di Harvard un ricercatore che guida un gruppo di ricerca che mi ha detto la stessa cosa. Quindi, senza che uno si renda conto, queste cose hanno poi creano delle vocazioni, certo, inducono così dei giovani a seguire. È pieno, io quando vado in giro nelle università, mi dico: io ho fatto fisica perché ho letto un suo libro, quindi vuol dire aver seminato bene. Queste barchette che hanno portato frutto, hanno portato e frutto. Poi sì, poi hanno. Hanno portato frutto. Senti, ma è vero che avevi anche altre opzioni per il nome, per il titolo del programma, che non doveva essere necessario? Ah, c'erano 50 nomi. Te ne ricordi qualcuno? Oh, no, no. Diciamo, erano tutti un po'. Si cercava un titolo curioso, e questo è stato Visalberghi a avere l'idea di questo quark, perché è un po' come andare dentro le cose. E quindi mi ha detto: sì, ci piace, e abbiamo preso quel titolo. Senti, ti sei vaccinato, posso chiedertelo? Ti sei vaccinato? L'altro ieri ho fatto la seconda dose. Ah, evviva, bene, bene. E quindi... No, questo lo dico perché mi pare che per la scienza sia un anno incredibile. Nessuno di noi avrebbe potuto sperare. Guarda, finalmente sperare. I politici cominciano a dare retta a della gente che la sa lunga e che soprattutto scopre i vaccini. In 11 ti mesi. Rendi conto in 11... che in pochi mesi sono venuti fuori molti vaccini e altri stanno arrivando. Sì. Se si mette la volontà innanzitutto di finanziare, si danno i mezzi e le possibilità, la scienza corre. E guarda, questa è stata la battaglia della mia vita, per spiegare come la politica dovrebbe capire meglio che la macchina della ricchezza, non solo della salute, ma la macchina del benessere, è nell'invenzione, e quindi è scienza e tecnologia. Noi siamo cambiati. Quando prima hai fatto vedere la bicicletta, e io dicevo che mio padre non era stata inventata. Al tempo di mio padre il 70% degli italiani erano analfabeti. Certo. Capito? Certo. Tecnologia uguale scuola. Certo. Non è solo benessere. Certo. Uguale liberazione femminile. Certo. Uguale democrazia, senza la circolazione delle libertà. Idee. Certo. Certo. Progresso e libertà, scienza e conoscenza. No, no, non c'è mai stato un periodo, in tutta la storia, un periodo così, una società che avesse veramente la democrazia. Ecco, questo è forse telegiornale con Barbato. Il TG2 questo è il TG2. Oh, va al TG2. Questo è il TG2. Ah sì, no, perché ho fatto poi i primi 15 giorni del TG2. Il telegiornale a 2. Senti, nel 76. Siccome tu sei, come sappiamo tutti, un grande musicista, tra l'altro il disco poi lo stai preparando o no, il disco? Sì. Ah, beh, sì, perché sì. Io ti aspetto, io ti aspetto. Allora, c'è già un accordo con una grande casa discografica e faremo questo disco, sarà pronto dopo l'estate. Ok. No, insieme, una parte del disco la farò con Dino Piana, però, che è grande trombonista, che era del famoso gruppo basso Valdambrini. Beh, e quindi allora ti aspetto. Anche lui novantenne. Tu però. Ma per lui deve soffiare. sei proprio un piacere. Senti, Piero, no, questo lo chiedevo perché una curiosità che ho sempre avuto è se l'aria sulla quarta corda di Bach, che è la sigla di Quark, diciamo, l'avevi scelta tu, era stata una tua intuizione. Sì, perché io avevo sentito questo gruppo quando ero ancora a Bruxelles e avevo comprato dopo il concerto il loro disco, e ci sono dei pezzi bellissimi, e soprattutto loro facevano la musica barocca, di non solo Bach, facevano Mozart, e avevano
questa caratteristica di eseguire perfettamente lo spartito, ma aggiungendo sempre con la voce basso e batteria. Quindi combinavano degli autori, certo, come Bach, che quando studiavo pianoforte era l'autore preferito, a jazz, che è poi il tuo genere preferito. Sì. E quindi le gli hobby. Senti Piero, io davvero ti voglio ringraziare di cuore per essere stato con noi. Ho una domanda personale, se posso, che riguarda l'ora legale. Io in casa mia tocca a me di andare a girare per tutti gli orologi, poi lo faccio con ansia, lo faccio prima, lo faccio già, mi porto avanti prima di cena perché mi viene l'ansia di dimenticare. Ecco, tu saresti a favore, diciamo, per il mantenimento tutto l'anno dell'ora legale? Io sì, così non mi alzo più a fare il giro degli orologi. Ecco, tu che ne pensi? Oggi è scattato. Ma guarda, sì, questi molti lo dicono. Credo che ci sia un problema con le mucche. Per esempio i contadini. Sì. Non lo so, c'è una considerazione per cui non ci sono solo i cittadini. Certo, certo. E tra l'altro tu sai che alcuni si alzano le due perché, come dice, l'ha detto la televisione che mi alzo le due. Piero, ti mando un abbraccio grandissimo di nuovo con molto affetto e gratitudine. Complimenti a te, a Quark, e ti seguiremo ancora nelle prossime avventure che vorrai raccontarci. Grazie di cuore. Grazie Piero, buon lavoro. Grazie per tutto a te. Lavoro che fai. A presto, ciao Piero. A presto.